Radio Mercati, sei riuscito un po'. Oggi sindaci uniti tutti quanti per chiedere la liberazione e il ritorno in Italia di Patrick Zaki. Sì, noi siamo donne, siamo agguerrite, abbiamo la riscossa nel nostro DNA, abituate a fare lotte forse anche più degli uomini, quindi ancora di più avvertiamo questa battaglia. Ali da sempre la rilancia, le nostre prime cittadine, i nostri amici sindaci hanno fatto di questo una battaglia del territorio, quindi un ponte lungo per un diritto violato, e oggi al Festival delle Città abbiamo rilanciato. Lui deve tornare, per ora è cittadino in ognuno dei nostri comuni, in ognuno dei nostri cuori. Assolutamente sì, con Ali Locali Nazionale abbiamo promosso in tantissimi dei nostri consigli comunali la cittadinanza onoraria italiana data a Patrick Zaki, proprio per tutelare maggiormente i suoi diritti, diritti che sono assolutamente lesi. Quindi la nostra battaglia oggi si rilancia davvero per ottenere la liberazione di questo giovane studente che non merita il trattamento, la violazione di diritti umani che sta subendo ormai da tantissimo tempo. Sì, fondamentalmente il ritorno in Italia, la scarcerazione e il ritorno. Poi nei nostri consigli comunali abbiamo già da tempo chiesto che venga data la cittadinanza a Zaki. Quindi è un movimento dal basso, un movimento forte che vuole il ritorno tra di noi di Zaki, perché riteniamo che questa vicenda sia veramente ingiusta e lesiva dei diritti umani di un nostro, lo chiamerei già nostro concittadino.